Poker Tips con Giovanni Rizzo, andiamo ad approfondire il concetto di EV, Expected Value. Sì, l'expected value è il valore atteso di una particolare giocata, di un colpo che decidiamo di giocare. In base al valore atteso noi sapremo se una giocata è profittevole sul lungo periodo o meno, quindi non siamo più vincolati a una giocata da valutare nell'istante, bensì se faremo quella giocata tante volte del valore atteso positivo, sul lungo periodo avremo un ritorno economico. Quindi in teoria è il metro di valore assoluto per la bontà di una giocata. E proviamo ad aiutare i nostri amici a casa ad immaginare come calcolare l'expected value. Cerchiamo di essere il più semplice possibile. Dati due possibili eventi, possiamo puntare, possiamo chiamare oppure foldare e associamo delle probabilità a questi. E grazie a queste due variabili noi dovremo riuscire a calcolare l'expected value di una giocata. Sì, assolutamente sì, è una cosa in cui ci viene anche molto in aiuto un software come quello di Hold'em Manager o Poker Tracker, che calcola per noi l'expected value. Un esempio classico: finiamo i resti assi contro K per 100 BB, avremo un'aspettativa di vincita con gli assi circa 82% delle volte, quindi facciamo l'esempio di un 1-2 classico, no? 100 BB, 200 e 100. L'aspettativa di essere in all-in pre assi contro i K è di vincere 82 BB, quindi 164 euro. A quel punto, se ci scoppiano un sacco di volte gli assi coi K, non dovremo più di tanto disperarci, perché sul lungo periodo vinceremo sempre 164 euro su quel colpo, euro più o meno.